Ciao a tutti ragazzi, sono il Tia dai Death Lab Studios e anche noi oggi, come ultimamente fanno un po' tutti perché, diciamolo, va anche di moda, faremo un bel unboxing e adesso vi andrò a spiegare che cosa abbiamo qui dentro. Dunque, ultimamente, anche se abbiamo sempre lavorato molto bene qui in studio... Ah, permetto, questo sarà un video molto breve perché faremo un unboxing per quello che è, un unboxing per quello che serve, quindi vi farò vedere che cosa abbiamo qui di nuovo e vi dirò quali sono le mie impressioni iniziali, d'accordo? Senza stare a dilungarmi troppo nei dettagli che al momento ovviamente non ho approfondito perché non ho potuto metterci mano né orecchio. Comunque, abbiamo sempre lavorato bene in studio con le nostre Tannoy. Sono delle Tannoy Reveal 802, quindi hanno un woofer da 8 pollici e i mix sono sempre venuti molto bene, ci siamo sempre trovati bene, però ultimamente, soprattutto nel lavoro sul low end, avevamo delle incertezze. Non erano più fedeli come noi volevamo, volevamo qualcosa di più, volevamo una maggiore affidabilità sulle basse ma anche sulle medie frequenze. Le alte sono sempre andate piuttosto bene, però ultimamente non eravamo contenti della resa sulle basse frequenze di questi monitor, che comunque a prescindere sono davvero ottimi per il prezzo che hanno, per cui abbiamo deciso di cambiarli, anche perché ultimamente gira molto la voce di queste nuove casse della Cali Audio, questa nuova azienda californiana nata da poco, un anno abbondante qualcosa, nata dalla costola di JBL, meglio da ingegneri e progettisti che sono andati via da JBL e hanno deciso di creare qualcosa di nuovo. Fondando Cali Audio hanno progettato questi nuovi diffusori con sigla LP, LP6 e LP8 da 6 pollici e mezzo e da 8 pollici. Tutti ne parlano molto bene, soprattutto il rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto la resa dal punto di vista del panorama stereo e dal punto di vista di quello che è poi il mondo reale. Sembra che effettivamente rispecchino molto bene quello che poi accade nel mondo reale con i sistemi di diffusione, di riproduzione, di amplificazione con cui tutte le persone normali si trovano ad avere a che fare, casse dello stereo dell'auto, cuffie dell'iPhone o qualsiasi altra cosa, anche lo stereo Hi-Fi di casa per chi ha il palato più sopraffino. Abbiamo quindi deciso di fare un salto in avanti, o meglio di fare un salto nel vuoto, perché le recensioni che si trovano in giro, sì, sono molte, sono sempre tutte positive, però ancora è un po' prestino forse per tirare delle vere e proprie conclusioni in maniera definitiva. Quindi abbiamo deciso di buttarci nel vuoto e di provarle. Abbiamo ordinato le LP6, quindi la gamma più piccola, il diffusore più piccolo, anche perché noi qui non abbiamo un ambiente così grande, come potete vedere vanno più che bene per il nostro ambiente, questo è sicuro, non abbiamo bisogno del cono da 8 pollici come per le Tannoy, questo l'abbiamo scoperto anche con l'esperienza e nel tempo di utilizzo di queste reveal. Per cui procediamo all'unboxing. Nel frattempo però mi apro una bella birretta prodotta da noi, per i nostri amici, una bella bock, così facciamo anche un piccolo brindisi alla vostra salute, perché a differenza di come fanno gli statunitensi, gli inglesi, che fanno questi unboxing molto seri, posati, professionali, noi siamo italiani, siamo un po' cazzoni e per cui ce la facciamo goliardica. Ah, mica male, eh? Già dal peso non andiamo mica male, eh? Un bel peso importante. E una delle cose che spiccano molto dalle recensioni che si vedono soprattutto su YouTube, da parte anche di YouTube anche piuttosto famosi, insomma non vi faccio i nomi, però uno fra tutti è Warren, Produce Like Pro, lui è stato uno dei primi che le ha mostrate al mondo, che le ha provate e a quanto pare le utilizza ancora nel suo studio, sopra la sua console SSL, sono belle in esposizione, spiccano in mezzo alle sorelle maggiori di altre marche, per cui già abbiamo un parere importante. Quello che interessava a noi soprattutto per quanto riguarda questi diffusori era la resa sulle basse frequenze e quello che è la resa del panorama stereo. Infatti poi magari ve lo spiego un attimo, questo è
libretto di istruzioni, qui abbiamo dei piedini adesivi probabilmente appunto per poterli appiccicare sotto, qui ci saranno tutte le specifiche, sicuramente sono coni da 6 pollici e mezzo, un tweeter per le alte da 1 pollice, vecchia naftalina, non farò come fanno quelli simpatici che lanciano le cose in giro, io sono uno ordinato, non mi piace, farò molto molto piano. Vediamo se riesco a tirarlo fuori senza romperlo. Eccolo qui. Ah, è decisamente pesante. È bello pesante e solido a quanto pare. Comunque dicevo, una delle cose che molti mettevano bene in evidenza è il fatto che, a discapito del fatto che sia un 6 pollici e mezzo, come dimensioni rasenta molto quello che è invece un diffusore classico a cui siamo abituati da 8 pollici. Questo a riprova del fatto che i materiali di costruzione, e questo ve lo posso dire anche già fin da adesso, toccandola con mano, sono decisamente di alta qualità. Hanno una bella solidità, sono materiali, qui abbiamo una maschera in plastica, però qui abbiamo uno chassis in legno, sono materiali decisamente di alta qualità, ben fatti, sicuramente anche molto rifiniti. Qui abbiamo lì un cavi di alimentazione sia con la presa tedesca che con la presa inglese, esatto, come capita di solito. Eccoli qua, cavi audio LP6, molto belli, un design devo dire piacevole, non è stratosferico. Qui c'è un LED blu che si accende quando sono in funzione, direi che sono molto ben rifinite. Il costruttore ce le ha mandate in ottimo stato, le abbiamo ordinate da Audio Loop qui in Italia, che sembra essere uno dei distributori ufficiali, in realtà poi sono arrivate direttamente dalla Germania, per cui non so dirvi che percorso abbiano fatto, comunque non ci interessa. Qui abbiamo il cono da 6 e mezzo, il tweeter da 1 pollice, la porta frontale per i bassi, per le basse frequenze, il che è veramente un vantaggio, noi li abbiamo anche nelle tannoi, quindi ci siamo abituati. Vedete che piuttosto bello, voluminoso anche. La parte posteriore è diventata piuttosto famosa, soprattutto dalle recensioni, perché al di là dei connettori, quindi abbiamo un jack da 1/4 bilanciato, un XLR ovviamente bilanciato, presa RCA, la presa d'alimentazione, abbiamo il potenziometro del volume che va da meno infinito fino a 6 dB, più 6 dB, con lo 0 al centro. Poi non mi ricordo a quanto consigliano di tenerlo loro per la massima resa, andremo a leggere il libretto di istruzioni. E poi abbiamo gli schemi per quanto riguarda i famosi selettori che vanno ad agire come degli shelf, ok, sulle alte e sulle basse frequenze secondo questo schema. Vengono consigliate diverse configurazioni in base al posizionamento dei monitor. Noi in questo caso sicuramente avremo i monitor posizionati su scrivania, sul desk di produzione, molto vicini al muro. Qui parla di rasenti al muro, qui parla di sotto al mezzo metro, quindi io penso che metteremo rasenti al muro. Poi abbiamo la possibilità dello stand, del mixer e invece dei sostegni a muro, quindi andremo a selezionare nella maniera corretta per vedere se effettivamente la resa migliora molto. E poi andremo anche a verificare la famosa progettazione anteriore della conca di alloggiamento del tweeter per le alte, che appunto ormai è diventata molto famosa soprattutto nelle recensioni che sono già apparse su YouTube. Parrebbe infatti che questo particolare tipo di conca a ovalare, come si dice quando si parla bene, renda possibile una spazialità maggiore, per cui sembrerebbe non più necessario doversi posizionare preferenzialmente nel famoso sweet spot d'ascolto, ovvero rimanere fermi bloccati nel punto migliore di ascolto, soprattutto per quanto riguarda panorama stereo, ma di potersi spostare in un range, in un intorno, all'interno del quale l'ascolto risulta invariato e sempre al massimo della qualità per quanto riguarda il panorama stereo, ma anche la resa di alte frequenze e medie frequenze. Per quanto riguarda le basse frequenze, la cosa più performante risulta la porta frontale, ma anche il tweeter, che ha una particolare anch'esso
progettazione per cui risulterebbe particolarmente performante. Andremo a verificarlo sul campo, per cui l'andremo a provare. Un po' di ore di ascolto e di confronto con le nostre tannoie e poi vi faremo una bella recensione, anche noi, una bella recensione in italiano, d'accordo? Perché qui siamo in Italia e si parla italiano. Magari ci saranno anche i sottotitoli, chi lo sa, non mi interessa, però questo è un canale italiano per italiani, per il momento. E niente, andremo a provarle, sembrano molto belle, promettenti, estremamente promettenti. Se veramente manterranno le promesse, le aspettative, a mio parere, e a parere anche di molti, possono essere un'ottima opportunità e un'ottima alternativa per chi è in entry level, per chi è e lavora in uno studio, in un reconnessione già da molto tempo, quindi in fase già assodata, ma forse anche in high end, perché sappiamo ci sono già personaggi illustri che li utilizzano come reference, ma anche come monitor da mix. Per cui, visto il rapporto qualità-prezzo, potrebbero essere, non dico una svolta, ma veramente una grande alternativa per chi deve stare molto attento ai denari. Bene ragazzi, allora qui con l'unboxing direi che abbiamo finito. Faremo una bella recensione, nel frattempo io vi saluto, vi faccio tanti auguri, mi bevo una birra alla faccia vostra. Buona questa boh. E vi do appuntamento al prossimo video. Stay rock!